Radio Radicale, siamo con la senatrice Sandra Zampa del Partito Democratico che come sapete è stata sottosegretaria alla salute per parlare di un caso che sta facendo discutere del bambino lasciato nella culla per la vita all'ospedale Mangiacalli di Milano. Allora, su questo bambino c'è stata una grossa ondata emotiva. Il responsabile di questa struttura ha chiesto alla donna che ha lasciato questo bambino al Mangiacalli di ripensarci. C'è stato un appello di Ezio Greggio che ha fatto molto discutere. Poi le chiederò anche che cosa ne pensa lei. E c'è stato anche un grosso scontro. Allora, se lei cosa può dire di questa vicenda e soprattutto di quello che è stato detto dopo questa vicenda? Ma io sono rimasta negativamente colpita dall'intrusione, l'eccesso, diciamo, di clamore attorno alla vicenda, che non è rispettoso neanche in questo caso dei diritti del neonato, che un giorno diventerà un bambino, poi un ragazzo e che potrebbe, tra l'altro, avere domande, andare a cercare, ritrovare tracce di questa, ma soprattutto della madre. È evidente che se noi garantiamo alle madri il diritto all'anonimato, alla segretezza e alla privacy, dopo non ci si può fare, come dire, esporre con appelli. Immagino che questa donna abbia fatto le sue riflessioni e io penso anche che le persone vadano rispettate nelle loro volontà. Mi ricorda un po' un dibattito abbastanza allucinante che qualche anno fa si tenne alla Camera dei Deputati, dove io ero, quindi ricordo il provvedimento, però poi naturalmente è stato votato anche al Senato, che riguardava il diritto delle madri appunto di non essere rintracciate quando decidono in questo senso, esattamente come la madre di Enea. Quello che conta è che queste madri, nel momento in cui decidono e fanno questa scelta, siano del tutto rassicurate, perché questo clamore può indurre anche in altre donne, in altre madri, noi non sappiamo che cosa anche emotivamente viene suscitato. Altre madri potrebbero avere un ripensamento, mentre noi riteniamo che un modo per tutelare la vita sia quella di dare la possibilità alle madri di partorire in salute e in sicurezza i propri figli, e se hanno deciso per la non interruzione della gravidanza, quindi per portarla a termine, però di poi non poter svolgere il ruolo di madre, io credo che la loro volontà vada pienamente rispettata. Quindi secondo lei, per esempio, ecco, il responsabile del Mangiacalli quando ha detto la mamma può avere ancora la possibilità di poterci ripensare, non ha tenuto conto. No, guardi, il responsabile della Mangiagalli ha fatto bene il suo lavoro, secondo me. Questo lavoro prevede anche che tu dica in maniera serena, tranquilla, come ha fatto lui, benissimo, è un messaggio che è stato mandato. Tuo figlio è in mani sicure ora, è qui e sta bene. Se ci ripensi, hai ancora la possibilità di tornare. Però bisogna farla finita lì, non che poi ci vanno dietro attori, cantanti, Quindi politici. secondo lei Ezio Greggio, secondo il suo modo di vedere, avrebbe sbagliato? Io penso che non sia opportuno interferire con le scelte degli altri. Le risulta che qualcuno abbia fatto degli appelli a Ezio Greggio perché, non so, rinunci a qualcosa o decida di fare una cosa. Io penso che la volontà delle persone vada pienamente rispettata e siccome questa volontà è tutelata dalla segretezza, tutto questo può indurre anche, ripeto, nelle persone dubbi, ma non dubbi su tornare indietro, perché immagino che se lei ha dei dubbi tornerà. Gli è bastato, diciamo, quello che giustamente la Mangiagalli le ha già fatto sapere. Se ci ripensi fai ancora in tempo. Anche perché ci sono tanti modi ormai per Certo. accertare che lei è veramente la madre, quindi io
non è che esistono dei dubbi su questo. Tutto il resto sinceramente è superfluo, questa sovraesposizione che ormai noi facciamo dei sentimenti, delle emozioni, ognuno di noi che pensa ma di avere lei qualcosa le ha dato fastidio per esempio della cosa di Greggio, le ha dato fastidio per esempio la distinzione che lui ha fatto tra la mamma naturale e i possibili genitori adottivi? Anche questo è sbagliato, ci sono dei genitori adottivi che sono fantastici. Noi non dobbiamo distinguere i genitori adottivi come se fossero di serie B invece che di serie A, perché spesso ci sono dei genitori di serie A che invece dovrebbero essere messi in serie Z per come si comportano con i propri figli, visto certo. che certo. le storie, le vicende dei bambini di questo paese le conosciamo tutti, vero? Di bambini che subiscono violenze oppure che sono abbandonati a se stessi o sono trascurati, insomma c'è tutta una gamma, quindi è un genitore adottivo, è un genitore pieno titolo, tant'è vero che purtroppo ci mettiamo anni per riuscire finalmente a fare in modo che le adozioni, che sarebbe ora di rivedere completamente nel funzionamento perché ci sono delle lentezze incredibili e anche dei buchi nella legge sulle adozioni, quindi quella è una dei provvedimenti a cui bisognerebbe mettere mano. Ma questo invece ha a che fare con il rispetto delle scelte delle persone. Se una persona sceglie nella segretezza e nell'anonimato di fare in modo, come lei stessa ha detto, questo bambino si chiama Enea, io ti voglio bene ma non posso tenerti, lei saprà perché. Non sta a noi di sindacare nella vita altrui, insomma, anzi a me pare il gesto di una donna che probabilmente ha valutato e ha valutato con molta maturità, tant'è che sceglie non di interrompere la gravidanza, la porta a termine, poi però decide che questo bambino lei non lo può tenere. Chiarissimo, concetto espresso molto chiaramente. La ringrazio, grazie alla senatrice Sandra Zampa del Partito Democratico.